valorizzare o almeno cercare di valorizzare l'artigianato. Questo è uno dei nostri punti di forza qui a By Night Roma. Cerchiamo sempre nuove realtà per non solo raccontarle, ma per capire insomma come va il mercato in questo settore, che è uno dei pilastri fondamentali dell'Italia, no? Cibo, artigianato e arte. Per questo siamo importanti, per questo siamo anche famosi e riconosciuti nel mondo. Oggi andiamo a Grotta Ferrata, ovviamente nel cuore dei Castelli Romani, e abbiamo come ospite, pensate, una restauratrice che già insomma è un'attività molto affascinante soltanto a raccontarla. Sara Delle Monache, buonasera. Buonanotte a tutti, salve, io sono Sara e sono un'artigiana e lavoro. E ne vado fiera. E ne vado fiera, molto fiera, perché è stata proprio una mia scelta di vita questa, che mi dona ogni giorno grandi soddisfazioni, soprattutto in un momento come questo in cui è importante riutilizzare le cose che abbiamo, quindi non sprecare, spendendo meno ma anche uguale, ma mantenendo delle cose di qualità nelle nostre case, che hanno anche un grosso valore affettivo. È perché purtroppo la società consumistica ci porta a buttare via troppo presto le cose, quando non ci servono più o magari si rompono, dice vabbè, sì, ma tanto il costo per riaggiustarle non ripaga poi insomma il valore in sé dell'oggetto, quindi tanto vale che me lo faccio nuovo. Oppure uno è scoraggiato perché dice no, è tutto distrutto, lo butto, non no, tornerà esatto, più anche come quando prima. La situazione è tragica, invece è una soluzione. Invece è una soluzione e che comunque mantiene delle cose a cui siamo anche affezionati, perché sono della nonna, sono della mamma, sono della zia. E oltretutto noi facciamo, oltre che il restauro, la doratura delle cornici e l'impagliatura delle sedie, ed anche quello è un'attività che oggigiorno si trova molto poco, tant'è che io ho faticato tantissimo per trovare qualcuno che me la insegnasse. Alla fine me l'ha insegnata una vecchietta insomma tanto, tanto carina, e l'ho imparata e con grande soddisfazione. Si riutilizzano tantissime sedie che invece venivano buttate, ed è una cosa utile e che dovrebbero fare tanti altri giovani, perché è difficile ma non impossibile intraprendere un'attività del genere. Esatto, hai sollevato insomma un punto importante, perché come ti dicevo prima fuori onda, molti dei tuoi colleghi artigiani purtroppo lamentano il fatto che probabilmente, come dire, quando non ci sarò più io, soprattutto da una certa età, ho paura che l'attività si fermi, magari attività che sono pluridecennali, addirittura non dico secolari, ma che hanno comunque una vita importante, che magari sono appunto questi mestieri che passano, mestieri più che il lavoro, sì, lavori che passano di padre in figlio per le generazioni, no? Certo, e poi passa il dispiacere di doversi fermare a un certo punto, perché non c'è chi prosegue, perché anche se qualcuno magari ha provato a fare una sorta di tirocinio, poi ha visto insomma che si guadagna poco, cioè da fare la gavetta è faticoso imparare, quindi c'è un molti ragazzi si sono rassegnati. Bene che tu insomma sei una ragazza bella giovane e che fai un mestiere come questo, nonostante poi all'inizio sei partito da tutto un altro tipo di studi. Sì, io studiavo medicina, no? E poi per motivi familiari ho dovuto abbandonare e sono passata a tutt'altro con notevole soddisfazione, perché comunque ci si forma anche con questi mestieri e si cambia anche, perché ovviamente sono vecchi mestieri che però bisogna adeguare alla società attuale. Certo. In tutto questo diciamo un po' il nome dell'attività, che è Anna Antichità. Infatti a te ti chiamano sempre Anna, ma mi chiamano Anna, ma in realtà Sara. Sono Sara, sì. Benissimo. Senti, abbiamo parlato ad esempio delle sedie, altri oggetti sui quali lavori? Allora, noi restauriamo mobili in generale, tutto ciò che è legno, tutto ciò che è legno si rovina e si può risistemare, si può rilucidare, si può detarlare, perché insomma se si usano buoni prodotti il detarlamento funziona e non si butta nulla, e comunque viene i divani, qualsiasi cosa sia di legno, certo. Si ritappezzano, si rilucidano e tutto diventa bello come all'origine. Esatto. Volendo puoi anche, come dire, prelevare alcune di questi oggetti e rivenderli una volta restaurati. Sì, noi acquistiamo degli oggetti da restaurare, mobilio, cornici, perché facciamo anche doratura, laccatura, e poi li risistemiamo e li vendiamo, sì. Abbiamo una vasta esposizione.
Ti piace il tuo lavoro? Sì. Si capisce da come ne parli. Mi piace perché è un lavoro creativo, ogni lavoro è a sé e impari qualcosa da ogni oggetto con cui vieni a contatto. Certo, perché anche le sedie in paglia non saranno tutte uguali. No, sono tutte diverse, tutte lavorazioni a sé, anche la forma è diversa, ma tutto è fattibile e ti dà una gran soddisfazione, soprattutto quando vedi i clienti comunque soddisfatti di non aver buttato un qualcosa. Benissimo Sara, e allora Anna Antichità, ci troviamo come dicevo prima a Grotta Ferrata, nel cuore proprio della cittadina di Castelli Romani, a via San Giovanni Bosco 11. Potete andare anche a consultare via web due pagine, Anna Antichità ovviamente su Facebook, altrimenti direttamente sul sito web anna-antichità.com, ma la cosa migliore è andare a trovare Sara, che vi accoglie in che giorni, in che ore? Allora, siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20, orario continuato, dal lunedì al sabato. Fantastico, Sara, grazie. Grazie a voi, buonanotte.